La politica per Matteo Renzi è come un Luna Park, una giostra continua, un divertimento continuo, beato lui. Si vince, si perde, così come si fa con le lotterie, no? Si promette, poi però si scappa, ci si allea con gli amici, però anche con i nemici. Insomma, un Luna Park. Adesso è salito sul lotto volante, sta affrontando una ripida discesa, però i problemi arriveranno in fondo alla salita che arriva fra poco. Con la stessa facilità con cui Renzi si allea, litiga, poi rifà la pace con Berlusconi, adesso prende impegni di ferro con Alfano sulla riforma del lavoro, ma immediatamente dopo dice sì alla minoranza interna del suo partito, che sull'articolo 18 vuole esattamente l'opposto di quello che chiede l'NCD. Così ha indubbiamente risolto gran parte dei suoi problemi di partito, fermando l'opposizione interna che adesso è ridotta a Cuperlo e Civati, però ha aperto un problema di governo. Alfano infatti ha già chiesto un vertice di maggioranza e senza i 31 voti dell'NCD il governo non ha la maggioranza in Senato. Certo, Renzi potrebbe rimpiazzare Alfano con i voti di Forza Italia, ma chissà, poco probabile. Potrebbe chiedere aiuto a Grillo, anche se in cambio dovrebbe pagare un prezzo alto, molto alto. La sua strada, che oggi è in discesa, fra qualche giorno potrebbe essere in salita e il Luna Park potrebbe spegnere le luci. Ma d'altra parte non sempre è festa, anche a Palazzo Chigi. Ecco, sentiamo se su questa analisi è d'accordo il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio, che è un parlamentare pugliese e che noi salutiamo perché è proprio qui a fianco a me, nei nostri studi. Buongiorno, onorevole D'Ambrosio. Buongiorno a voi. Allora, ha sentito il fatto, lo può commentare, come lo giudica? Giudico questo commento così come giudichiamo del resto quello che sta accadendo a Roma, cioè una lontananza totale da quelli che sono i problemi dei cittadini italiani e da quella che è la concretezza probabilmente delle azioni che andrebbero fatte. Però mi consenta, direttore, per cominciare un piccolo inciso. Io oggi qui rappresento il portavoce del Movimento 5 Stelle e voglio cercare di portare in questo studio un po' la voce di cittadini pugliesi, ma non solo, che le chiedono una cosa, le chiedono in qualche modo di essere voce indignata anche nei confronti, non solo alcune volte come fa, nei confronti di coloro che votano, come dice lei Grillo, ma in realtà sottolineo il Movimento 5 Stelle, ma mi aspetto la stessa indignazione, i cittadini si aspettano la stessa indignazione anche nei confronti di cittadini che hanno votato ad esempio alle scorse europee un condannato in primo grado, quale Fitto, condannato, ricordo, ai cittadini in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di interdizione dei pubblici uffici, o mi aspetto la stessa indignazione nei confronti di coloro che votano il Partito Democratico e che avevano votato un altro programma rispetto a quello che sta accadendo e che addirittura non avevano mai votato, i cittadini italiani non hanno mai votato Renzi e che lei, come giustamente ha detto, semplicemente si sta divertendo su Luna Park Italia, discapito dei cittadini e lontano completamente da quelli che sono i problemi reali dei cittadini che lei ha raccontato finora. Beh, a proposito di condannati, però anche Grillo è stato condannato, voglio dire. Ma difatti è vero, Grillo non si è candidato, ma fa di peggio. No, ma non solo, fa molto meglio, perché io sfido Berlusconi e Renzi a fare la stessa cosa che ha fatto Grillo, e cioè a mettere delle regole all'interno del nostro movimento in maniera tale che lui non possa mai candidarsi. Io invece vedo che non si scandalizza praticamente nessuno quando Renzi e Berlusconi, cioè un condannato in primo grado per danno erariale e un condannato a titolo definitivo cacciato dalle istituzioni, si incontrano in maniera segreta per parlare di quelli che sono i patti, il cosiddetto patto del Nazareno, e cioè il futuro degli italiani, senza che gli italiani ne sappiano nulla. Per la verità, di recente anche voi avete trovato motivi di contatto con questa maggioranza, con questo governo, no? La spartizione delle poltrone per il CSM, ad ieri Grillo sul suo blog ha dato la disponibilità alla legge elettorale, insomma, momenti di contatto cominciano ad esserci, sta nascendo qualcosa? Ma io voglio dare una notizia, i motivi di contatto ci sono dall'inizio della legislatura, perché così come ha fatto il Movimento 5 Stelle, vota sempre qualsiasi cosa che condivide, da un emendamento ad una legge, lo fa con il PD, con Forza Italia, con Fratelli d'Italia, con SEL, con Scelta Civica, quel che è rimasto. Qualsiasi partito porti all'interno del Parlamento un'idea che noi condividiamo e soprattutto che si trova all'interno del programma,
per i quali i cittadini ci hanno votato, troverà il voto del Movimento 5 Stelle. Mi faccia dire una cosa, sulla spartizione cosiddetta delle poltrone non c'è stato alcun accordo col PD, semplicemente è stato il PD che è stato costretto, a causa della mancanza di sponda di Forza Italia, ovvero suo alleato al governo, a venire incontro al nostro metodo di pubblicazione anticipata del nome. Noi abbiamo potuto farlo votare dai cittadini e i cittadini hanno deciso che quel nome andava bene. Quindi non è ipotizzabile, ecco, diciamo così, un appoggio del Movimento 5 Stelle al governo in Senato, visto le difficoltà che ci sono? Assolutamente no, il Movimento 5 Stelle chiede da 2 anni elezioni, perché questo Parlamento non è rappresentativo, ricordo, è politicamente illegittimo, lo dice la Corte Costituzionale e non il Movimento 5 Stelle. Inoltre Renzi, così come Letta, non è stato mai votato dagli italiani, quindi noi chiediamo elezioni affinché gli italiani possano realmente decidere chi deve governare questo Paese. Una legittimazione politica è assolutamente importante in questo momento, soprattutto perché ci troviamo di fronte a scelte importanti. Vedere Renzi che in qualche modo, rispetto a tutte quelle che sono le problematiche che lei ha raccontato nel giornale, cioè la crisi economica, con una finanziaria che sta facendo di sangue e lacrime per tutti i cittadini, nascoste dalle marchette politiche, noi invece cosa facciamo? Parliamo di contenuti. Proprio l'altro giorno abbiamo presentato la nostra finanziaria buona, nella quale andiamo a fare 2 cose. Tagli reali sulla spesa pubblica e aiuto ai cittadini italiani e alla piccola e media impresa. Ecco, chiedete le elezioni. Per le prossime elezioni, quelle regionali, che cosa avete intenzione di fare in Puglia? Ma il Movimento 5 Stelle sarà presente in Puglia, sarà presente con una propria lista e uscirà direttamente da quello che è il percorso nostro tipico, e cioè prima tramite il portale. Il portale determinerà i candidati consiglieri regionali e dai candidati consiglieri regionali i cittadini ulteriormente voteranno il loro candidato presidente. C'è da dire però che siamo in attesa comunque di quelli che sono gli sviluppi della legge regionale all'interno adesso del percorso che sta avvenendo in regione, e in questo senso approfitto della vostra ospitalità per richiedere ancora una volta, vista comunque la disponibilità del presidente Vendola, e mi auguro che non sia l'ennesima menzogna nei confronti dei cittadini, di apertura che aveva dato al Movimento 5 Stelle, noi ci siamo detti disponibili ad un tavolo pubblico e trasparente per dare le nostre idee relativamente alla legge elettorale, e quindi in questo modo poter condividere quello che è il percorso che ci porterà alle elezioni regionali. Grazie, onorevole D'Ambrosio. Grazie a voi.